Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, sono stati diversi gli uomini della compagnia Carabinieri di Sassari scesi in campo, che hanno consentito di identificare nel weekend complessivamente 88 persone e di controllare circa 55 autovetture nei pressi del centro storico di Sassari e sulle principali arterie stradali dei comuni di Sassari e Usini, utilizzando anche gli apparati etilometrici in dotazione. I controlli effettuati hanno consentito di denunciare in stato di libertà a un uomo, classe 43, per guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di alcolici. La sua patente è stata di conseguenza ritirata. Mentre altre due persone di giovane età sono state sorprese nell'atto di consumare o detenere modici quantitativi di sostanza stupefacente. Gli stessi sono stati segnalati alla prefettura di Sassari quali assuntori. Sequestrati complessivamente 4 grammi di marijuana. Nel corso del servizio è stato inoltre denunciato per il reato di evasione un soggetto classe 61 in quanto non reperito presso la propria abitazione ove si trovava ristretto in regime degli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un ragazzo di 19 anni denunciato per furto aggravato in quanto aveva asportato alcuni generi alimentari da un supermercato del centro cittadino. In orario notturno un altro soggetto classe 80 è stato denunciato per tentato furto. I militari operanti lo hanno sorpreso mentre rovistava all'interno di un'autovettura parcheggiata in via Bellini. Nel centro storico il servizio ha visto anche come protagonisti i carabinieri a cavallo di Burgos. Si è tenuta questa mattina a Palazzo Ducale la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa in programma in Via l'Italia dal 20 al 23 dicembre, Via l'Italia. Erano presenti l'assessore comunale alle attività produttive Nicola Lucchi Clemente, Giovanni Cocco, socio e segretario dell'associazione Item Buffas, il presidente Davide Facci e Michele Tola per il centro commerciale naturale Via l'Italia. Dopo 3 anni di lavoro in Piazza d'Italia, quest'anno il progetto verrà realizzato in Via l'Italia nell'area delle piste ciclopedonali comprese tra Via Risorgimento e Viale Mancini nelle giornate che culmineranno con il Natale sassarese. Si terrà dal 20 al 23 dicembre, dalle 11 alle 24:20, con 15 stand dedicati al cibo e 5 alle bevande, tutte made in Sardegna. Per l'occasione i negozi di Viale Italia resteranno aperti con orario continuato. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'amministrazione, che ha destinato spazi e risorse, e l'ha inserita nel programma degli eventi natalizi sassaresi. L'offerta culinaria, come sempre, sarà molto varia, dalla carne al pesce, sino ad arrivare alle zuppe vegetariane e ai dolci. Un occhio di riguardo sarà riservato alle persone con intolleranze alimentari, con appositi stand per celiaci e non solo. Sarà dato spazio anche alla birra artigianale, al vino naturale e cocktail. E sulla piazza sarà presente anche un bookshop a tema enogastronomico. A grande richiesta sarà presente anche Babbo Natale, che dalla sua casetta esaudirà i desideri dei più piccini. Buongiorno amici. Salve, Porta Sant'Antonio, Campo di Garrà. Guardate qua amici, oggi... Eccomi qua, sono qua. Oggi potatura degli alberi Porta Sant'Antonio. Guardate qua, qua la notte era buio pesto. Porta Sant'Antonio, 50 anni fa, era l'Università di Sassari. Allora noi come amministrazione, grazie all'assessore, grazie alla dottoressa, stiamo potando gli alberi per far sì che filtri un po' di sole, filtri un po' di luce. Abbiamo da rinforzare, adesso vediamo stasera, rinforzeremo anche l'illuminazione. Questo è un posto bellissimo che tanti si sono dimenticati. Pensate un po' che in quell'hotel Tuvitara, quando ero ragazzo, vennero 2 volte il Giro d'Italia e alloggiarono lì, in quel bellissimo hotel, che oggi non ne facciamo niente. Questa è la nostra città, la nostra piazza, e tutti dobbiamo volerla bene. Adesso noi la poteremo, la puliremo, la illuminiamo e la controlliamo, la cosa più importante, amici. Pertanto, qualsiasi cosa, siamo a vostra disposizione. E il detto era, con noi si può, con il nostro sindaco si può. Arrivederci, amici. Il canile comunale in località Funtana Zaffigu da tempo ha bisogno di interventi urgenti e straordinari di manutenzione. Nei giorni scorsi la giunta ha stanziato 50.000 euro per far fronte ai lavori necessari, come la revisione delle canalette,
che saranno sostituite e posizionate con pendenze funzionali al flusso dell'acqua. Le attuali infatti sono costruite sottodimensionate, con gli strati di protezione e impermeabilizzazione ormai deteriorati. In molti tratti le griglie sono cadevoli. Sarà inoltre sistemato il cancello all'ingresso vicino al gruppo elettrogeno e sarà eseguita la manutenzione degli infissi dei box di accoglienza degli animali. Il settore ambiente e verde pubblico, in base alle disponibilità economiche, ha elaborato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria del canile comunale, per un totale di circa 50.000 euro, e il cantiere partirà all'inizio del 2020. Amici di TeleG, buongiorno, benvenuti ad un'altra puntata della nostra rubrica TeleG in radio. Oggi siamo qua per parlare di solidarietà. Infatti, domani, 18 dicembre, dalle 9 alle 21, presso la chiesa di San Paolo, ci sarà una raccolta di generi alimentari e giocattoli giunta ormai alla 23esima edizione. Parliamo del 23esimo Miracolo di Natale. Ed è venuto a trovarci il responsabile dell'Emporio, Mattia Mulas. Buongiorno Mattia, buongiorno. Benvenuto. Grazie. Allora, 23esimo Miracolo di Natale. In cosa consiste, per quelli che magari ancora non hanno scoperto che cosa vuol dire questa manifestazione e come si svilupperà? Allora, la raccolta sarà una raccolta di generi alimentari e di giocattoli che noi faremo, come detto bene, dalle 9 del mattino alle 21. È una raccolta che, bisogna dirlo, le previsioni domani è prevista pioggia, si farà anche se piove perché siamo organizzati per raccogliere e stoccare tutto il materiale che verrà raccolto. Si potrà portare tutto quello che può servire a casa a lunga conservazione, per cui generi alimentari, prodotti per l'igiene personale, prodotti per l'igiene della casa. E si potranno portare anche giocattoli da donare alle famiglie in difficoltà economica. È una raccolta importante. L'anno scorso abbiamo raccolto una tonnellata e mezzo di prodotti. Quest'anno vorremmo raddoppiare. Puntiamo in alto. È una raccolta che avviene non solo a Sassari, ma in altre 17 realtà della Sardegna. Noi vorremmo dimostrare che Sassari è una città solidale, come spesso si è dimostrata. Sì, voi avete visto lo spot che noi abbiamo mandato in onda anche regolarmente di continuo sulla nostra emittente. Quindi lo scorso anno quanto abbiamo fatto? L'anno scorso abbiamo raccolto quasi una tonnellata e mezzo di prodotti. Compresi giocattoli oppure giocattoli? No, giocattoli esclusi. La raccomandazione ovviamente è quella, sembra superfluo dirlo, però di donare solo qualcosa che si può ancora utilizzare. Per cui è importante, io dico sempre, il discrimine deve essere quello di: io lo farei usare a mio figlio, sì, allora lo porto; io non lo farei usare a mio figlio, no, allora lo prendo e lo conferisco nei rifiuti direttamente. Ecco, non deve essere un qualcosa che serve per liberarsi di magari di un peso, no, deve essere un qualcosa che possa servire, insomma, nella maniera adeguata. Ed è giusto l'esempio che hai fatto, appunto: se potessi regalare a mio figlio lo farei, ma se a lui non andrebbe bene, segno evidente che non andrebbe bene neanche per altri. Tra l'altro, hai parlato di maltempo domani, però so che siete ben organizzati con strutture. Siamo ben organizzati anche perché comunque noi come Emporio siamo convinti dell'importanza di fare rete, per cui siamo convinti che ci sia il dovere di aprirsi anche al territorio, per cui abbiamo coinvolto i vigili del fuoco che ci daranno le strutture per garantire il corretto funzionamento anche in caso di bufera. Domani è previsto brutto tempo, ma noi comunque col bel tempo, col cattivo tempo, noi non cambia niente. Tra l'altro sarà una bella occasione, perché come gli anni scorsi per noi il miracolo non è solo una raccolta di generi alimentari o giocattoli, ma è anche un modo di sensibilizzare soprattutto i più giovani. Domani mattina riceveremo la visita delle scuole di presenti nel territorio che da anni collaborano con l'Emporio, tanti anni noi portiamo avanti progetti con loro sulle povertà, ed è veramente una diciamo delle missioni dell'Emporio, quella di non solo offrire un servizio alle famiglie indigenti,
ma anche e soprattutto promuovere uno stile di vita che faccia della solidarietà un qualcosa di quotidiano, non che si limiti a Natale o sotto le grandi feste come succede un pochettino ovunque. Ecco, tra l'altro mi avevi riferito che domani ci sarà anche, sempre per rimanere in ambito di solidarietà, ci sarà anche una raccolta di sangue con un'autoemoteca presente in loco. Esatto, allora, l'idea quest'anno è di fare un doppio regalo, non solo genere alimentari o giocattoli, ma anche la raccolta del sangue, per cui la mattina, dalle 9, da quando apriremo, sino all'una più o meno sarà possibile, ci sarà l'automoteca Elavis e sarà possibile donare il sangue. Per noi è un aspetto fondamentale, innanzitutto perché la Sardegna, come sappiamo, è una realtà sì, che ha estrema necessità di donazioni del sangue, e anche perché comunque è un modo di donarsi agli altri. L'idea è quella di creare anche un'abitudine, infatti non solo il 18, non solo domani noi raccoglieremo il sangue, ma anche il 20 e il 21 al Palazzo Rosa, anche con i giovani dell'oratorio che sono attivi nella parrocchia, abbiamo organizzato due mattinate di raccolta, offriremo noi la colazione, ci sarà la possibilità davvero di fare qualcosa di bello, di farlo in maniera anche divertente. Ecco, quindi lanciamo questo appello, non abbiate timore domani di quelle che potrebbero essere le condizioni meteorologiche, perché loro hanno già provveduto a fare in modo che questa situazione, insomma, qualora dovesse accadere che magari piove o che cosa, sono ben organizzati, non vi fate intimorire appunto dal maltempo. E in più, al di là del fatto di dover andare lì e portare cibo, portare alimentari, portare giocattoli, eccetera, pensiamo anche che l'Avis, come ha detto bene un attimo fa Mattia, in Sardegna svolge un ruolo abbastanza importante a fronte di una necessità che anzi definirei quasi una emergenza. Mattia, buon lavoro. Grazie. Casomai aspettiamo che possiate darci un resoconto, certo, di quello ben che volentieri sarà la raccolta di domani. Per quanto riguarda voi invece, mi raccomando, siate puntuali e soprattutto siate partecipi di questa iniziativa. Ve lo ricordo, 23esimo miracolo di Natale, chiesa di San Paolo a Sassari, dalle 9 alle 21. Ok? Perfetto. Bene, grazie Mattia. Io in chiusura, come sempre, vi ricordo i nostri contatti, il 26 11 50, se volete raggiungerci telefonicamente, se volete farlo con una mail potete farlo al nostro indirizzo di posta elettronica info@telegi.tv, mentre invece per vedere tutti gli archivi dei nostri telegiornali e tutto quello che riguarda le nostre produzioni potete farlo attraverso il nostro sito internet www.telegi.tv. Vi ricordo inoltre, come sempre non mi stancherò mai di ripeterlo, che sul canale 115 del digitale terrestre Libera TV, il nostro telegiornale va in onda a rotazione 24 ore su 24. È proprio tutto, grazie per essere stati con noi, grazie Mattia. Grazie a voi, grazie a voi. Dal 19 al 23 dicembre, tipicità. La passeggiata coperta del Bastione di San Remi riapre le sue porte alla scoperta dell'artigianato e delle produzioni d'eccellenza della Sardegna. Tutte le info che ci servono le troviamo sulla pagina Facebook Tipicità. Sempre a Cagliari, dal 19 al 23 dicembre, Gusto in Fiera. Al quartiere fieristico, terzo e ultimo appuntamento con l'esposizione che mette in primo piano le grandi eccellenze e i settori produttivi dell'isola. Per saperne di più possiamo visitare la pagina Eventi Fiera Cagliari. Dal 20 al 23 dicembre a Sassari, Itebuffas Sardinia Street Food. 4 giorni dedicati al cibo da strada accompagnato da birre artigianali e tanta buona musica dal vivo. Possiamo scaricare la locandina dalla pagina Itebuffas Sardinia Street Food. A Milis il 21 e 22 dicembre rassegna dei vini novelli di Sardegna.
edizione natalizia per questa kermesse che propone tanti vini in abbinamento a piatti in stile street food, poi musica e mercatini di Natale. La pagina da visitare con tutte le notizie utili è Rassegna dei Vini Novelli Milis. Natale a Orosei dal 15 al 31 dicembre. Nel secondo weekend di festa continuano i mercatini di Natale che fanno da sfondo agli spettacoli e ai laboratori organizzati ad hoc per i più piccoli. Il programma completo lo troviamo sulla pagina della Proloco di Orosei. Se volete segnalare o promuovere un evento, inviate una mail a info@sardinialife.it. Gennaro Longobardi presenta 23esimo Miracolo di Natale, mercoledì 18 dicembre a Sassari, presso la Chiesa San Paolo. Raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per bambini e giocattoli. Ora più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto. Grazie. Festival musicale Melos. Concerto di Natale a favore AIL. Roberto Piana al pianoforte. Venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 19.30 presso Villa Mimosa a Sassari. Lo Sporting Pio X Country Club, con la partecipazione straordinaria del Writing Assem, organizza il mercatino di Natale il 20, il 21 e il 22 dicembre, in via Era a Lipunti. Domo Sardinia Russia, associazione culturale, incontro societario e presentazione del corso di lingua russa, Sassari 19 dicembre, Palazzo Segni, via Lomberto 52 alle ore 18. TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30, in onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre.